Il Teramo vuole riscattare la sconfitta dell'andata, l'unica in questo campionato, e dimenticare il pari di Nereto al fotofinish. Al Pigliacelli infatti arriva il fontanelle di Mino Bizzarri, orfano di Spaiu per squalifica e soprattutto Manuel Di Sante, fermato da un infortunio. I biancorossi ritrovano Farindolini, che si accomoda in panchina dopo la squalifica. Mancano all'appello Di Stefano e Lungo De Gente Antonelli. Dirige Cristian Di Renzo di Avezzano. Il Teramo chiude la pratica già nel primo tempo. Al settimo Palumbo crossa lungo per Censori, che confeziona per D'Egidio. Camaioni si fa trovare pronto. Un giro di lancette più tardi, corner calciato da D'Egidio. Cangemi svetta più in alto di tutti e firma il vantaggio biancorosso. Al decimo Kovalonox approfitta di un buco difensivo, ma tu per tu con Camaioni si divora il raddoppio. Qualche istante più tardi Capretta prova a sorprendere Bozzi direttamente da centrocampo, ma guadagna solo un giro dalla bandierina. Al quarto d'ora Ferraioli estrae dal cilindro una delle sue armi preferite, il tiro dalla lunga distanza. La sfera con l'aiuto del palo si insacca alle spalle di Camaioni. Fatta eccezione per qualche conclusione dalla lunga distanza, la gara fila liscia, fino al 35esimo quando Palumbo pennella per Kovalonox, che sfrutta tutti i suoi centimetri, e batte Camaioni per il triste teramano, con il quale si va negli spogliatoi. La ripresa conta solo per le statistiche, che infatti devono essere subito aggiornate. Dopo appena due giri di lancette, D'Egidio decide di fare tutto da solo. Serpentina, tocco sotto e poker. Sempre il numero 7 poco dopo si coordina al volo, ma non trova lo specchio. Il Teramo gestisce, il fontanelle non riesce a reagire. Alla mezz'ora Cangemi firma la doppietta con una conclusione di potenza, da posizione ravvicinata. Il difensore e un avversario restano a terra, ma poco dopo si rialzano senza problemi. Nel finale prima Farindolini si invola verso la porta, ma tu per tu con Camaioni spreca mandando al lato. E poi lo stesso centrocampista vince un paio di duelli. Tocca per Petrarulo, che a porta spalancata fa 6-0. Finisce così, il Teramo si porta a più 13 e sabato a Zanni basterà un solo punto per festeggiare la promozione matematica in eccellenza. Per me manca una vittoria, sicuramente sabato prossimo sarà una partita importantissima per noi. Dobbiamo cercare in tutti i modi di andare lì a cercare di vincere, ma dobbiamo andare lì a cercare il pareggio, perché ce lo meritiamo. Ci meritiamo di continuare questo splendido percorso. Oggi è stata una partita perfetta, perfetta dal punto di vista atteggiamento, dal punto di vista tecnico, con una buona squadra, però noi sinceramente oggi siamo stati troppo superiori e siamo stati bravi a essere cattivi per tutti i 90 minuti, per tutti i 90 minuti, e questo l'ho chiesto anche a fine protocollo, perché oggi questa squadra si meritava di fare quello che ha fatto per 90 minuti. Da prestazione sono contentissimo, quando vinci 6-0 contro una buona squadra, però con una prestazione del genere. Oggi è stata una prestazione ad alti livelli, una delle migliori, se non la migliore. Sono stati tutti bravi, tutti, dal primo all'ultimo, chi è entrato, chi ha giocato dall'inizio. A me è piaciuta la cattiveria che ci hanno messo. È normale che il pensiero dell'andata si è fatto sentire, perché un po' d'orgoglio nostro si è visto in mezzo al campo, e oggi abbiamo dimostrato di essere la squadra più forte. Non è un problema giocare a Farindolini, un giocatore forte che l'avete visto oggi, non è un problema. Cocò è stato un giocatore determinante con noi, mancherà, dispiace, è stato un po' ingenuo, io l'ho detto a fine partita, però non è un problema. Se andiamo a pescare con questo atteggiamento, con questa voglia di vincere su tutti i palloni contrasti, tecnicamente sbagliare poco, raggiungeremo il nostro traguardo. Se andiamo lì con la consapevolezza che è fatta, facciamo un grosso errore. Spero che ci sarà un esodo importante a Pescara, e quindi ci teniamo con tutto il cuore di festeggiare a Pescara, perché se pensiamo solo a 4 mesi fa, io penso che anche il più positivo dei tifosi del Teramo non poteva pensare che il Teramo andasse a vincere il campionato a Pescara il giorno di ritorno. Neanche io, e io ero uno dei più positivi all'inizio campionato. Io pensavo che il campionato, se lo dovevamo vincere, vincevamo le ultime partite, perché non pensavo un crollo così del Pescara, ma non pensavo neanche una crescita così esponenziale nostra. E quindi per noi sabato deve essere una festa, però noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra, dobbiamo avere questo atteggiamento che abbiamo messo oggi in campo, perché nulla è scontato, sarebbe un peccato non festeggiare a Pescara. Quindi è normale, è giusto festeggiare oggi la prestazione di oggi, però la settimana prossima dobbiamo preparare la settimana in un modo importante, perché è come una finalissima e dobbiamo andare a Pescara e cercare di portare a casa la vittoria. È normale che l'obiettivo mio, sarei un pazzo dire non vorrei rimanere a Teramo. Questa è una questione poi che ne parleremo insieme con la società, ma l'obiettivo mio è quello di rimanere più anni possibile a Teramo. Io sono entrato in punta di piedi in questa grande piazza, c'erano persone, ma è giusto anche così, che erano un po' scettici, il sottoscritto, e lo sono ancora, ma li capisco, perché
Il Teramo ha fatto campionati importanti, ha avuto allenatori importanti. Io devo ancora dimostrare tanto. Devo dimostrare tanto a Teramo e devo dimostrare anche tanto a me stesso, perché io non ho fatto nulla. Io tutto quello che ho avuto nella vita da calciatore e allenatore me lo sono guadagnato. E io la riconferma per l'anno prossimo la devo ancora guadagnare, perché noi abbiamo ancora 4 partite da fare, la dobbiamo fare come si deve. Dobbiamo fare da Teramo, dobbiamo rispettare la maglia fino all'ultima partita. Io l'ho detto ai ragazzi, se domani, se sabato dovesse arrivare la promozione, noi non dobbiamo mollare. Noi abbiamo l'obiettivo di arrivare all'ultima giornata e di vincere tutte le partite, perché dobbiamo rispettare questa maglia. Sì, sì, è un dato importante. Questa è la forza di tutta la squadra, perché se andiamo a vedere questi, i gol segnati da questa squadra vengono da 16 giocatori diversi, quindi vuol dire che c'è una grossa unità di squadra, una grossa idea di gioco. Questa è una squadra importante, con giocatori importanti, che oggi ha fatto gol Cangemi, e il sesto gol, se non sbaglio, da quarto di centrocampo. Ho la fortuna di avere giocatori forti, ma soprattutto duttili. Dove li metti, metti, fanno il loro. Ho giocatori come Censori, che quest'anno mi ha fatto 3-4 ruoli. È stato uno dei migliori in tutti i ruoli. Quindi è normale, non sono presuntuoso da dire che questa squadra è forte. Questa squadra è forte, ma lo sta dimostrando. Ma questa è una squadra però che si abbassa l'atteggiamento, si abbassa la cattiveria, si abbassa la concentrazione. Poi si mette alla pari degli altri, e quando giochi alla pari degli altri poi può succedere di tutto. Beh, sì, usciamo con le ossa rotte, ma non siamo mai entrati in mezzo al campo. Cioè oggi... Perché? Ma noi, allora, c'è da fare i complimenti al Teramo, che non c'entra niente con questa categoria. Partiamo da questo presupposto. Lo aveva detto già nel girone di andata. Girone di andata io ho già la preparazione. È una squadra che è di un'altra categoria. Ci ha surclassato fisicamente, tecnicamente, come velocità, come cattiveria. Quindi arrivi in un campo importante, con una squadra importante come questa, non puoi non entrare in campo. Siamo entrati, e come, che devo dire, quando entri in mezzo al campo e ti cedono le gambe, cioè 11, ho provato a cambiare qualcosa, ma ci sta poco da cambiare con una squadra così forte. È troppo. La cosa che mi ha deluso è il fatto di non aver dato un pochettino più di cattiveria, di non averci messo un pochettino di rabbia, anche se capisco che è dura, perché il Teramo è veramente un'altra, come ho detto l'andata, che noi siamo stati l'unica squadra che l'ha battuto, ma si vedeva che stava ancora in rodaggio, era una squadra che si doveva formare, quindi io non avevo dubbi che il Teramo uscisse dopo un po', e così è stato. Ma guarda, noi l'obiettivo è quello di far capire all'allenatore, all'ultimo dentro lo spogliatoio, di chi vuole rimanere a Fontanelle, cercare di salvare il salvabile e cercare di stimolare i giocatori a vedere se qualcuno ha la volontà di rimanere in una società come questa. Poi ormai la classifica dice poco, quindi speriamo di arrivare prima possibile alla salvezza matematica, e dopo faremo un attimino il risultato di tutto il campionato. Guarda, noi siamo arrivati, io sono arrivato a novembre, il primo di novembre, quindi i primi di novembre, è una squadra che ha avuto molti infortuni. Noi anche oggi, per dirti, Pisante, Manuel Pisante che stava fuori, Tarquini è stato fuori, questi ragazzi sono 11-12 ragazzi che tirano la carretta da quasi 2 mesi, e quindi alla fine è normale che lo paghi. Ora abbiamo l'obiettivo principale, che è la Coppa Italia. Abbiamo fatto una grossa prestazione domenica a San Benedetto, e quindi a San Benedetto, e quindi ora ci sta il ritorno mercoledì, cerchiamo di andare avanti in Coppa e di recuperare qualcuno, perché qualcuno deve tirare il fiato, perché è 2 mesi che non tira il fiato.